stato l'aspetto più importante durante la preparazione del personaggio? Cercare di dare verità a questo personaggio, perché era un personaggio, è un personaggio realmente esistente, no? Quindi sentivo questa responsabilità addosso di interpretare un vero poliziotto, quindi quelle battute, quelle cose, quelle azioni che compievo, sapevo che erano state fatte veramente e dette veramente, quindi questo senso di responsabilità sicuramente me lo sono portato addosso per tutto il periodo delle riprese, ma allo stesso tempo mi sentivo autorizzato a credere in quello che dicevo, perché sapevo che era stato veramente così, era andata veramente così. Cioè, sai, molte volte l'attore è dubbioso, no? Su quella battuta, va a parlare con lo sceneggiatore, gli dice: secondo me non è giusta, potremmo dire, cambiare, fare. In questo caso dubbi non ne potevo avere. Quindi questo mi dava certezza e mi dava ancora più autorizzazione a credere come attore in quello che facevo. Essere stato coinvolto su questo progetto, hai detto anche in conferenza stampa, è stato fondamentale, perché si racconta finalmente un altro aspetto, no, della criminalità, e anche se c'è la cattiveria che è in primo piano. Quindi è stato questo che ti ha fatto dire sì a questa fiction, o cos'è? Ma, probabilmente se mi avessero proposto Gomorra o Suburra avrei detto di sì pure là, adesso non è che vogliamo... Ma no, il discorso è... sono contento che la RAI, in questo caso la RAI, poi poteva essere chiunque altro, però in questo caso è stata la RAI, abbia prodotto un film dove le luci sono accese di più sulla parte di coloro che costantemente lottano contro la mafia, contro la 'ndrangheta in questo caso. Sappiamo benissimo quanto sia affascinante, probabilmente ruoli come quelli che hanno fatto Al Pacino, De Niro, hanno fatto sì che molti attori come me decidessero di diventare attori, perché sono mostruosi come li fanno, sono bravissimi e nello stesso tempo sono incredibilmente affascinanti. Interpretare un personaggio di questo tipo è sicuramente più difficile per un attore, però appunto dà grande soddisfazione e mette l'accento su un lato che forse ultimamente è stato un pochino. Io ti volevo chiedere come mai ti affascinano così tanti personaggi in divisa che hai fatto più volte nel corso della tua carriera, penso già ad Un passo dal cielo che riprenderai a breve, e poi a Roma si parla tanto di un altro Daniele, te che hai fatto Le giovanili nella Roma, se vuoi dirci qualcosina dello scempio a cui abbiamo assistito ieri. Scempio è la parola bella, la parola giusta. Allora, vabbè, divise, diciamo che io sì, divise ne ho avute, però ho fatto anche personaggi, cioè, me li danno, me li offrono, non è che sono io che vado a dire voglio quello e per forza quello, mi vedono un po' più come buono, questo sì, ecco che appunto vorrei fare personaggi anche diversi. Ho fatto per esempio un poliziotto, squadra antimobile, ma era corrotto e quindi non era un personaggio positivo. Ho cercato sempre di diversificarla la mia carriera, no, d'attore, quindi ho fatto anche, insomma, il prete, per esempio, Don Gnocchi, il soldato, certo, più delle volte l'eroe positivo. Ci sto lavorando, devo un po' cambiarmi, diventare un pochino più minaccioso e forse mi daranno anche qualche altro ruolo. Sono senza parole per l'altra domanda che mi hai fatto. Mi ha colpito molto la conferenza stampa di Daniele, che è stato veramente molto bravo, ha detto le cose giuste, con rispetto, perché comunque non ha mai mancato di rispetto, e credo sia fondamentale non scadere mai in toni che possono essere eccessivi, stiamo sempre parlando di calcio, però credo sia stata una grande giustizia. Veramente non scopriamo con questo fatto che cos'è un altro lato del calcio, no? Cioè il fatto che comunque sia soltanto interessi, denaro, vengono portate sulle persone in quel momento, offrono denaro, e nel momento in cui le carriere vanno avanti e determinati calciatori diventano un pochino più grandi, si perde questo interesse, quindi non badando alla passione, alla fedeltà, in questo caso di Daniele, e questo è un po' amaro, un po' amaro. Io ho giocato a pallone tanti anni, seguo il calcio, per tanti anni ho avuto un abbonamento allo stadio, adesso magari un po' meno perché è più difficile andarci. E un po' di amarezza non la scopro oggi con Daniele, un po' questi meccanismi li conosco e nel tempo sono diventati sempre più chiari. Mi dispiace tanto perché è un grande calciatore che ha fatto tanto nella Roma, anche se non ha vinto tantissimo, e soprattutto è un bravissimo ragazzo, un
bella persona. Grazie. Visto che appunto abbiamo detto dei ruoli che bene o male sono sempre positivi, ma sempre in divisa, c'è un ruolo che nel tuo cuore vorresti fa tanto, tanto, tanto fare? Una cosa che proprio ti piacerebbe? Ma io guarda, ti dico, l'ho detto già, quindi è la prima volta che lo dico, mi piacerebbe non fare l'attore, perché io soffro quando sto là davanti, non è che sto proprio a mio agio, dico la verità, mi piacerebbe fare il regista. Adesso, se me lo facessero fare veramente, sarei contento. Magari faccio un ruolo in cui interpreto un regista. Vai a sapere che là faccio la migliore delle mie interpretazioni. Ma volendo, ce l'hai qualcosa già da proporre da regista? No, ancora no, perché ancora mi sto dedicando alla regia di casa mia, con i figli e con la moglie, che non è facilissimo, anche perché so molto poco regista, è più la moglie che è regista. E faccio l'aiuto regia e poi no, in questo momento per fortuna sto lavorando come attore, è una cosa che probabilmente metterò in cantiere e poi spero di riuscirci, però è una cosa che mi affascina sinceramente. Senti, ma quindi Anna Fertetti mi ha detto, dice, noi siamo una coppia in questa fiction, ci supportiamo, ci sosteniamo, cerco di farlo anche appunto tutti i giorni a casa, poi si dice ti piace un grande uomo, c'è sempre una grande donna, mi avrei detto faccio più l'aiuto regista a casa, quindi... Beh sì, dai, non prendiamo quasi nessuna decisione, pensiamo di, ci fate credere spesso che le prendiamo noi le decisioni, ma in realtà non è mai così. Ma sono anche contento perché se faccio fare la regista a Cristina è perché sono innamorato di lei, perché penso che sia bravo a farlo. Senti, io invece ti volevo chiedere, perché se non ho capito male suo figlio ha debuttato nelle serie, no? Sì, ha fatto una serie del Cigno. Sì. Che consigli hai dato a Francesco? Se puoi non fare l'attore non lo fare, ci sono tantissime altre possibilità nella vita. Ma lui mi ha seguito, nel senso Francesco nasce come musicista, scrive anche, è bravo anche a scrivere, suona molto bene la chitarra. Ha fatto questo provino, la compagnia del Cigno, dove gli chiedevano di portarsi una chitarra e durante questo provino ha cantato più che recitato, perché gli chiesero se aveva dei pezzi suoi. Ha fatto questo pezzo suo scritto da lui e sono rimasti tutti quanti estasiati, perché effettivamente è un bel pezzo, l'ha cantato evidentemente bene. Quindi da lì è partita la carriera dell'attore. Sono contento perché l'ha presa seriamente, cioè a 20 anni non è facile avere già, no, una lucidità, anzi il rischio è che tutti possano un po' montare la testa, perdere un po'. Invece si è fatto schifo quando si è visto, così come me, quando mi vedo io, quindi guarda, tale padre, tale figlio, e da questa cosa ha cominciato a studiare e adesso sta facendo molto seriamente tutti i giorni, tutto il giorno, un'accademia e speriamo che faccia cose. E come descriverebbe il suo personaggio sia dal punto di vista umano che professionale? Un uomo. Michele Battaglia credo sia niente di più, niente di meno che un essere umano normale, animato da una grande nobiltà d'animo, quindi se fa il poliziotto lo fa veramente, crede in quello che fa, ci mette tanto coraggio, ci mette tanta dedizione, tanto spirito di sacrificio. Dall'altra parte è un uomo che cerca di stare vicino a sua moglie, ha paura di non passare sufficientemente del tempo insieme a lei, quindi è premuroso, è affettuoso, è dolce, cerca di essere un buon padre. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo che abbiamo stabilito da subito io e Enzo, cioè il fatto di non fare assolutamente il super poliziotto, il supereroe, bensì un essere umano normale, poi ovviamente coraggioso, dotato di grande intelligenza, però questo era un po' una cosa che noi ereditavamo dalla realtà, perché il vero poliziotto, comunque i veri poliziotti, avevano messo in mostra determinate doti. Quindi riprendendo quello, poi abbiamo voluto raccontare un uomo. Scusate, ma sui prossimi progetti non penso che ci vedi niente sul passo dal cielo, perché no, è tutto segretato, ma dove ti vedremo prossimamente? Allora, no, segretato no, no, possiamo dire che andremo in onda a settembre, la prossima stagione, possiamo dire che di diverso rispetto alla 4, la 5 offre, non ci sono i casi di puntata, ok? Quindi è tutta una storia unica con un caso iniziale che si risolve all'ultimo episodio. Sono state privilegiate le linee orizzontali, quindi le storie d'amore, quindi diciamo che la parte melò è diventata abbastanza sostanziosa. E altri progetti, sto per cominciare un film al cinema,
che si intitola Un figlio di nome Erasmus, con Luca e Paolo e con Ricky Memphis, con la regia di Alberto Ferrari. E cominciamo le riprese adesso a metà giugno, gireremo a Roma e 5 settimane in Portogallo.